La serata televisiva del 5 novembre ha visto un padre conquistare il prime time, con il film trasmesso su Rai 1 che ha ottenuto un ascolto di 2.706.000 spettatori e uno share del 15,10%. Questo risultato ha superato nettamente il debutto della nuova edizione della Talpa su Canale 5, che si è fermato a 2.250.000 spettatori e uno share del 14,04%. Un inizio amaro per il reality condotto da Diletta Leotta, che aveva suscitato grandi aspettative. La delusione è stata palpabile per Mediaset, che sperava in un ritorno trionfale della Talpa. Nonostante il calo di ascolti, il reality ha comunque superato il Grande Fratello, che fatica a raggiungere i 2.100.000 spettatori. Altri programmi in competizione hanno visto Semilasci non vale su Rai 2 con soli 191.000 telespettatori e un 1,20% di share, mentre Di Martedì sulla 7 ha ottenuto un buon risultato con 1.584.000 spettatori e un 9,42% di share. Anche Amore criminale su Rai 3 ha registrato un ascolto discreto con 989.000 telespettatori e un 5,44% di share. Nel segmento dell'Access Prime Time, Affari tuoi continua a dominare con 5.441.000 utenti e uno share del 24,95%, seguito da 5 minuti con 4.550.000 telespettatori. Striscia la notizia ha invece visto un calo con 3.101.000 spettatori e un 14,23% di share. Rai 1 ha mantenuto buoni risultati anche con Il paradiso delle signore e La vita in diretta, entrambi sopra il 1,5 milioni di spettatori. Nel tardo pomeriggio, Pomeriggio 5 ha ottenuto 1.287.000 spettatori nella prima parte, mentre 1 mattina ha registrato 794.000 utenti. Sempre mezzogiorno ha brillato con 1.582.000 telespettatori e uno share del 16,77%. I programmi di intrattenimento continuano a mantenere alta l'attenzione del pubblico, dimostrando che la competizione tra le reti...